Campagne elettorali agli sgoccioli, si vota domenica 25 settembre, c'è chi pensa alla vittoria come il centrodestra, anche se lo schieramento opposto vuole sfruttare ogni singola ora rimanente per convincere gli indecisi. La squadra di governo è già pronta per Giorgia Meloni, senza allargare il cerchio, dichiara la leader di Fratelli d'Italia. Non credo che sarà necessario allargare la maggioranza fuori dal perimetro del centrodestra e tengo molto ad una coalizione compatta. Credo e spero che il centrodestra abbia la maggioranza per governare questa nazione. Frena Matteo Salvini sull'ipotesi di una squadra di governo formata. La squadra dei ministri di un eventuale governo di centrodestra la faremo insieme, siamo una squadra. Il 5 Stelle prova ad affondare la coalizione Salvini-Meloni-Berlusconi. Secondo Conte, le ricette della destra sono inadeguate e peraltro il recente voto al Parlamento europeo di Salvini e Meloni in favore di Orban segna una novità molto preoccupante. Se loro condividono questa svolta illiberale e autocratica e se il progetto politico che difendono è quello di Vox in Spagna, mi permetto di dire che sono decisamente inidonei. Critica la posizione anti-europeista della destra Matteo Renzi. Meloni dice: per l'Europa la pacchia è finita, ci hanno dato 200 miliardi, che vai a insultare l'Europa, gli altri giocano la carta dello spot e del tweet secco. Se fai lottare un pugile levandogli la mano, dietro è normale che vada in difficoltà.